Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Oggi siamo senza i miei aiutanti che sono impegnati fortunatamente in altre attività, quindi andiamo subito a vedere gli earnings, quindi cosa è successo ieri all'uscita degli earnings, dopo la chiusura dei mercati americani di Apple, di Google, di Microsoft, di AMD soprattutto, e quindi andremo a cercare di capire un po' come si muoveranno i mercati oggi. Ma soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Mettete tanti like e tanti commenti ai video, mi servono i vostri like, mi servono i vostri video, i vostri commenti, scusate. Vi ricordo che il canale non è monetizzato, per cui io non ci guadagno nulla, però mi aiutate, diciamo, a dare un valore a questa passione, insomma, a questo canale, che ritengo che comunque per alcuni sia abbastanza utile, quindi aiutatemi a far crescere il canale. Bene, andiamo subito a parlare quindi di earnings, dei grandi earnings di ieri, earnings che non hanno lasciato meravigliati, perché ci si aspettava comunque un Q2 molto molto buono da parte delle grandi aziende tecnologiche, e infatti così è stato. Intanto andiamo a vedere cosa sta succedendo sui mercati, andiamo a vederlo come sempre con prima un'occhiata agli indici. Nasdaq, che in questo momento il future segna più 0,62% dopo il crollo di ieri, che siamo arrivati a meno 1,20, alla fine ha chiuso a meno 1,50, e poi abbiamo l'S&P 500 in leggero rialzo, più 0,14%. C'è da dire che l'S&P 500 nel corso della stagione degli earnings delle grandi aziende tecnologiche, nel corso di quella settimana non ha mai registrato ottime performance, grandi performance, è sempre contraddistinto, diciamo, anche per dei ritracciamenti anche abbastanza interessanti. Quindi staremo un po' a vedere cosa succederà. Intanto un attimo che si aggiorna il grafico. Ecco qua, finalmente si è refreshato. Allora, dicevamo, S&P 500, che ieri comunque ha fatto un buon ritracciamento, non tantissimo, non molto ampio, meno 0,60%, adesso sta cercando di recuperare un pochino, siamo a più 0,40% in questo momento. Sta cercando di recuperare anche il future del Russell 2000, più 0,65%, anche il Russell, che in questi giorni sta soffrendo un pochino dopo essere andato a toccare la media 200 periodi, per cui c'è da dire che da un certo punto di vista gli indici hanno sicuramente già assorbito un po' questi grandi earnings, questi grandi risultati, ma staremo un po' a vedere quello che succederà nella giornata. Per il momento il resto delle borse parte in maniera positiva. L'Europa, che ieri era già in negativo in apertura di mattinata, poi ha continuato a chiudere in negativo, trascinata un po' anche dagli indici cinesi, che di certo non stavano andando benissimo. Indici che questa mattina tentano un timido rimbalzo: il CSI 300 segna più 0,19%, mentre il China 50 segna un più 2,32%, quindi l'indice, diciamo, delle 50 aziende a maggiori capitalizzazioni sul listino di Shanghai e Shenzhen, in questo momento, diciamo, sta rimbalzando, anche se tutto sommato, se vediamo qua dove è arrivato ieri a 14.500. Qualcuno mi chiedeva dove poteva essere il supporto. Il prossimo supporto più forte ce l'ha esattamente qui a 13.500. Nel mezzo c'è assolutamente il nulla, se non vogliamo prendere in considerazione questa struttura qua, ma che comunque sia non rappresenta un grande riferimento. Quindi rimbalzo, secondo me, più che altro pilotato questo, perché ovviamente le aziende sono crollate tantissimo, quindi staremo un po' a vedere come evolverà nel corso, diciamo, della settimana. Per il momento ne sto fuori. Giappone più 0,67%, Giappone, che pur festeggiando le Olimpiadi, soffre dell'aumento dei contagi. Sono praticamente raddoppiati, siamo nell'ordine di 2000 contagi giornalieri, sono in realtà non tantissimi, comunque. Il Giappone è preoccupato per l'aumento dei contagi. Da un punto di vista tecnico c'è da dire che il China 50, guardate, ha appena fatto la dead cross, quindi c'è stato in qualche modo l'incrocio ribassista tra la media 50 periodi e la media 200 periodi, incrocio che statisticamente, nella maggior parte dei casi, rappresenta, diciamo, una tendenza ribassista sul medio-lungo periodo. Staremo a vedere anche qui che cosa succederà. Non sempre questo dato, ovviamente, dà il riscontro atteso, quindi
diciamo, è più un dato statistico, ma è sicuramente interessante. Andiamo a vedere un attimino quindi cosa sta succedendo, soprattutto prima sul Forex, il dollaro che dopo aver toccato i massimi di periodo a 11.200, quasi essere arrivato a 12.000, è tornato indietro e adesso guardate, sta utilizzando questo doppio massimo di periodo come supporto, questa riga verde che ho utilizzato, che vi ho disegnato, sta utilizzando questa riga come supporto proprio sulla media a 21 periodi. Staremo un po' a vedere cosa anche qui, cosa succederà sul Forex. Andiamo quindi adesso a guardarci un po' quello che è successo nel mondo delle FANG, quindi nel mondo, diciamo, degli earnings, delle grandi aziende tecnologiche, e lo facciamo ovviamente partendo dalla prima. Partiamo da Microsoft e andiamo subito a prendere i miei appunti, così almeno. Ok, eccoci qua. Allora, Microsoft ieri ha rilasciato gli earnings. Allora, c'è da dire una cosa, gli earnings di Microsoft sono di tutto riguardo, nel senso che non davvero numeri fantastici, tanto per Microsoft, per Apple, che per Google e anche per AMD. C'è un warning tuttavia sulla parte di Microsoft, vedete che comunque nell'after hour Microsoft ha sofferto un pochino di più, adesso segna un pre-market a 2,90, quindi sembra aver recuperato un pochino. Ieri nell'after hour segnava quasi meno 2%, adesso vado un attimino a prendere il dato dell'after hour e vediamo se è aggiornato. Sì, in questo momento c'è un pre-market, diciamo più che un after hour, un pre-market per Microsoft di più 0,72%. Al momento l'unico pre-market negativo è quello di Apple, meno 0,89%. Sia Google che AMD segnano più 1,80%. Qui siamo nel pre-market, ovviamente manca ancora molto perché siamo alle 10:30 di mattina. Detto questo, allora Microsoft, innanzitutto aumentate le vendite di Microsoft Project e poi aumentate l'utilizzo di Team. Quindi davvero numeri molto molto interessanti. Poi Microsoft ha detto che adesso cominceranno i PC a scaricare Windows 11 nel prossimo trimestre, quindi davvero comunque ancora numeri molto interessanti da questo punto di vista. E poi dicono che le entrate della produttività dei processi aziendali dovrebbero girarsi intorno ai 14,5 miliardi e 14,75 miliardi con il cloud, quindi anche qui la parte di cloud comunque è cresciuta. L'outlook per il prossimo anno, per il prossimo trimestre, comunque sembra essere abbastanza buono. Soprattutto sono cresciute i ricavi di Microsoft per quanto riguarda la parte della Xbox, quindi anche per la vendita dei videogiochi e di hardware soprattutto, e poi perché dicono che le entrate dell'hardware Xbox sono aumentate del 172%, quindi davvero tantissima roba. Tanto che cominciano a dire che le console cominciano a scarseggiare, quindi ovviamente tutto questo è stato aiutato dalla pandemia, dal lockdown, quindi in qualche modo è chiaro che tutti questi numeri, tutte queste grandi evoluzioni da parte soprattutto di Xbox potrebbero vedere una flessione nei prossimi mesi nel caso in cui, diciamo, finalmente riusciamo a uscire da questa pandemia, quindi saremo un po' a vedere. Mentre le entrate dei contenuti della Xbox sono diminuite del 4%, per motivi di calo della spesa dei consumatori e per i giochi di terze parti, quindi comunque davvero molto interessante. Dicevo, Team, grande crescita di Teams per quanto riguarda Microsoft, con 250 milioni di utenti attivi. Teams è il software di Microsoft per la videoconferenza, per chi non lo sa. E poi cosa abbiamo? Vediamo un pochino, cerco di recuperare qualche altra informazione velocemente nei miei appunti, che ho messo un po' in maniera casuale. Ok, non c'è, sì, ok, dicono Microsoft che anche LinkedIn ovviamente ha avuto vantaggio da questa situazione, dove la gente ha anche ricominciato a cercare lavoro con la riapertura. Infatti diciamo che LinkedIn ha una crescita, diciamo, del 46%, quindi è davvero numeri ottimali. Quindi da un certo punto di vista c'è da dire che
Da un certo punto di vista c'è da dire che questo calo di ieri di Microsoft è stato assolutamente fisiologico e che comunque per il futuro Microsoft continua ad essere davvero un mostro, diciamo, da un certo punto di vista non un mostro, ma comunque diciamo, davvero un'azienda solidissima. Quindi davvero quello che possiamo vedere dal grafico, nulla di cui preoccuparci, il ritracciamento di Microsoft che io avevo ipotizzato nel caso dovesse tornare indietro, l'ho messo qua, ma come potete vedere, diciamo, in base a questi numeri per il momento non ci saranno problemi. Quindi, che dire, grandi numeri per Microsoft che prevede un Outlook ancora molto molto interessante, quindi staremo un po' a vedere. Andiamo a parlare dell'altro gigante, ovviamente, andiamo a parlare di Apple. Perché Apple, anche lì, Apple ha fatto numeri davvero incredibili, ma soprattutto chi, come possiamo vedere adesso il pre-market, vedete, è leggermente negativo, chi ha premiato Apple? Ha premiato Apple la vendita degli iPhone, quindi sono stati gli iPhone in questo giro ad andare a dare la spinta maggiore, anche se sono soltanto, non sono più, diciamo, il core business, in qualche modo non è più il numero trainante, quindi davvero interessante, diciamo, quello che ha fatto Apple. E poi ovviamente la vendita dei PC, ovviamente, e poi insomma, soprattutto Tim Cook si è dimostrato davvero, ha detto che questi risultati dimostrano la fiducia dei consumatori su Apple, e quindi davvero interessante. Allora, Apple dice che il suo fatturato è aumentato del 58% in Cina, quindi ha aggredito in maniera molto interessante al mercato cinese, perché ha detto che comunque i clienti dei cinesi tendono a essere più o meno un 15-20% delle entrate di Apple in questo momento, quindi insomma molto molto interessante, ha aggredito alla grande, diciamo, il mercato cinese. E poi vediamo un pochino che altro possiamo dire su Apple. Allora, Apple ha detto, ah sì, dunque, ha messo un warning, ha detto che il prossimo trimestre non sarà così brillante come quest'ultimo, perché ovviamente caleranno le vendite, soprattutto dei Mac, caleranno molto probabilmente le vendite un po' anche degli iPhone, e anche loro sono ovviamente preoccupati per la fase di shortage dei microchip, però insomma tutto sommato diciamo che i numeri sono estremamente interessanti, quindi potrebbero molto probabilmente, cioè, Apple ha cominciato a mettere le mani avanti per il Q3, ha detto occhio che Q3 comunque non riusciremo probabilmente a raggiungere questi livelli, quindi motivo per cui, diciamo, gli analisti, poi gli investitori si sono un pochino preoccupati, no? E quindi più che premiare in after hour, diciamo, l'azienda, in questo momento la stanno un po' penalizzando, ma siamo comunque più che certi che questi numeri non siano replicabili, che sono numeri davvero pazzeschi, quindi nulla da dire, diciamo, su quello che ha detto Apple. E che altro? Allora, andiamo a vedere un po' quello che è successo invece su Google. Eccolo qua, prendiamo Alphabet ovviamente, la controllata di Google, prendiamone una perché tanto una vale l'altra. Eccola qua. Allora, Google, anche ieri Google ha fatto la sua leggera discesa, e vedete che il pre-market di Google è tutt'altro, diciamo, che è poco entusiasta, anzi, è veramente un pre-market davvero molto molto interessante. Allora, cosa dice Google? Google dice innanzitutto che ringrazia YouTube che sta facendo numeri da capogiro e si sta avvicinando addirittura a quelli di Netflix, e soprattutto ringrazia Cloud perché nuovi clienti, nuovi business si allarga, quindi Google sta veramente facendo qualcosa di eccezionale anche da quel punto di vista, perché sta recuperando terreno. Già comunque Google era molto ben posizionata, diciamo, a livello di cloud, ma sta veramente recuperando terreno anche nei confronti di altri competitor come anche Microsoft, e con il suo Microsoft Azure diciamo soffre un pochino di più la parte su di cloud. Il più grande competitor di Google in questo momento è sicuramente AWS, no? Quindi Amazon, quindi bisogna fare un po' attenzione a quello. Quindi aumentano le entrate pubblicitarie di Google, aumentano le entrate pubblicitarie dovute al fatto anche che ovviamente la gente stando a casa è stata più davanti al computer, quindi più advertised da parte di Google, più click, quindi questo ovviamente ha fatto sì che
diciamo, le entrate aumentassero di molto. L'outlook è sempre strapositivo anche per l'anno prossimo e per i prossimi quarter. Non sembra che Google voglia indicare flessioni particolari. Gli investitori sono molto molto convinti di quello che dice Google, tant'è vero che la stanno premiando per il momento. Vediamo se c'è qualche altra cosa che mi sono segnato. Sì, il Google Cloud l'avevo detto, quindi aumento della crescita per quanto riguarda la parte di Google Cloud. L'aumento delle entrate pubblicitarie è stato più che altro concentrato negli Stati Uniti. Questo è davvero interessante come dato, perché dice che allora, Alphabet ha registrato vendite pubblicitarie per 50,44 miliardi, un aumento del 69%, aiutato dal mercato statunitense incandescente. Quindi davvero il mercato statunitense questa volta ha veramente guidato, diciamo, il tutto. Sundar Pichai ha detto che Pichai, o Pichai, adesso non so come si pronunci, ha detto che, insomma, tutte le attività online stanno decollando alla grande, e soprattutto gli investimenti sull'intelligenza artificiale su cloud non si stanno fermando. Google ci sta puntando tantissimo, soprattutto sull'intelligenza artificiale. Questo ovviamente fa sì che Google resti davvero, diciamo, l'azienda leader, una delle aziende leader su questo. Ultimo dato, lo andiamo a cercare su AMD, perché AMD ve l'avevo già anticipato ieri nel post che avevo fatto su eToro. Molto probabilmente AMD, adesso che segna un pre-market a 92,05, è leggermente positivo. Ieri anche AMD era scesa. AMD si sta portando via una fetta di clientela di Intel per quanto riguarda soprattutto il lato server, quindi il lato data center, che i data center sono cresciuti tantissimo in questa fase con la pandemia, perché hanno dovuto rinforzare le loro strutture, hanno dovuto aumentare e scalare le loro infrastrutture, perché ovviamente per far richiesta a tutte le interconnessioni per le persone che devono lavorare da casa e non solo. Inoltre, AMD ha detto che la guidance aumenta, perché ovviamente loro dicono di soffrire pochissimo dello shortage dei microchip, che comunque l'anno prossimo si riporteranno in linea. Quindi sono aumentate comunque le vendite del lato server, sono aumentate sicuramente le vendite anche lato consumer, lato PC, e poi vediamo un pochino che altro c'è da dire. Quindi sì, ovviamente diceva, vabbè, aumento il lato data center, ovviamente, e vediamo se c'è qualcosa di interessante da evidenziare. E niente, vabbè, il CEO Lisa Su ha detto che quello che vi ho appena detto, che praticamente AMD può tranquillamente resistere a questo shortage di microchip. Non sono preoccupati da quello che sta avvenendo nel 2021, ma nel 2022 sicuramente tutto tornerà alla normalità, e loro sono ben posizionati, così ci ha tenuto a dire il CEO. E che altro? Vediamo se c'è qualche altro appunto che mi ero preso. Dunque, la guidance ovviamente è aumentata, come vi ho già detto, e quindi molto interessante, diciamo, anche qui un po' quello che può succedere su AMD, che dal mio punto di vista resta comunque un target intorno ai 100 dollari, che può essere raggiunto facilmente. Target che avevamo già ipotizzato a ottobre, a dicembre, praticamente a novembre-dicembre del 2020, c'erano arrivati vicinissimi qui a toccare i 99, poi era tornato indietro, poi c'era stato, diciamo, tutta una serie di mesi abbastanza un po' complicati. Adesso vedete che comunque potrebbe davvero riprendere a volare. E per il resto, diciamo, ieri grandi numeri anche per quanto riguarda Visa, che è andata molto molto bene. Poi adesso, se non ricordo male, ci sono state anche altre aziende, adesso non me le ricordo tutte, però l'importante intanto era parlare di queste. E due parole, andiamo a spendere un po' sulle commodities. Allora, abbiamo oggi il rame meno 0,17%. Quello che salta agli occhi, visto che qualcuno me l'aveva chiesto, è il gas. Torna a scendere meno 1,61, dove è toccato il massimo di 4,15 e è tornato indietro in maniera abbastanza prepotente. Non ci sono notizie particolari sul gas, non c'è nulla di cui che possa giustificare il calo del prezzo, se non che soltanto delle prese di posizione più che diciamo giustificate, visto la galoppata enorme che ha fatto il gas negli ultimi mesi, e che ci ha più volte, insomma, creato difficoltà. Quindi peccato adesso. Non sono riuscito a entrare, diciamo, su queste
su questa opportunità perché ero concentrato su altro, però certo non si può stare dietro a tutto. Comunque adesso il gas sta ritracciando e vedremo un pochino la struttura, diciamo il supporto più prossimo c'era qui intorno a 3,75, quindi staremo a vedere se nei prossimi giorni arriverà più o meno su questi livelli di prezzo e poi ricomincerà di nuovo a rimbalzare perché qualcuno ha detto che potrebbe arrivare tranquillamente addirittura a 4,40. Quindi petrolio che si stabilizza intorno ai 72 dollari in maniera abbastanza piatta, laterale, vedete un po' di oscillazioni ma nulla di particolare. Andiamo a parlare un pochino di, vediamo un po' le altre materie prime che stiamo seguendo, il platino che è tornato indietro, adesso si trova su un livello diciamo di supporto molto vicino ai minimi toccati già intorno a fine giugno, staremo a vedere un po' qui quello che succederà, se potrà riprendere forza o meno. Poi andiamo a vedere il cacao che in questo momento non ha ancora aperto il mercato, ieri è rimasto sui 2400 ed è consolidato un pochino dopo questo rimbalzo. Adesso qui ci sarà da vedere cosa succederà con la prossima uscita dei report del cacao, che dovrebbero uscire adesso nei primi giorni di agosto. A proposito di attesa di report, poi ci sarà il report anche del grano proprio la prossima settimana, quindi anche qui saremo a vedere un po' granaglie, quindi grano, mais e soia, cosa succederà. Poi abbiamo anche il cotone, andiamo a vedere un attimino il cotone, che continua a salire in maniera abbastanza interessante, guardate che salite che sta facendo ormai da diversi mesi, il cotone è completamente fuori stagionalità, di solito in questi periodi il cotone tendenzialmente è una fase nel corso dei 15-20 anni, è una fase in cui il cotone in questa fase tende a scendere un pochino come prezzo, invece qua vedete che continua a rafforzarsi, anche qui nei prossimi giorni, settimana prossima dovrebbe uscire il report mensile, staremo un po' a vedere cosa succederà, terremo d'occhio le pubblicazioni dei report da parte della USDA, in maniera da poter capire un po' quali tipo di occasioni potranno esserci. Oro continua ad essere abbastanza piatto, 1,8, vedete, sta utilizzando 1,8 come supporto. Torniamo a parlare di Bitcoin. Bitcoin che dopo la smentita da parte di Amazon del fatto che in realtà Amazon non si è interessata a accettare pagamenti in criptovalute entro la fine dell'anno, ma soprattutto che non stia pensando una propria criptovaluta. Ho letto articoloni di media, dei vari media, dicevano crollo delle criptovalute su smentita di Amazon. Ma io questo crollo delle criptovalute onestamente non l'ho visto, anzi tutt'altro, devo dire che arrivati qui a 40K si è ritracciato in maniera abbastanza fisiologica, ieri ha comunque salito, continuato a salire toccando i 39K, adesso siamo intorno a 39.500, a me sembra che tutto sommato Bitcoin abbia preso un discreto rialzo proprio diciamo da un punto di vista tecnico, dopo aver toccato per la terza volta questo minimo a 29K, aiutato un po' forse dall'evento B-World che è più delle fake news di Amazon, e sta recuperando terreno. E io ripeto, per me il target di breve periodo è questo qua, intorno ai 42-43K, dopodiché abbiamo questo ostacolo qui intorno ai 44 e 500 e poi chissà. Io resto della mia idea per Bitcoin, diciamo che tendenzialmente vederlo arrivare a 100K entro la fine dell'anno, secondo me non è ancora così tutto da escludere. Sono ovviamente ipotesi mie, quindi non ovviamente da comprare Bitcoin perché ve l'ho detto io, perché è una mia idea, una mia ipotesi, poi non è detto che succede, quindi ognuno deve ragionare con la propria testa. E non c'è molto altro da dire se non che oggi si mette in luce Ripple più 11,52%, si vede che qualcosa si deve essere mosso. Guardate, oggi Ripple veramente ha preso l'ascensore, ma tra le altre criptovalute il resto mi sembrano tutte abbastanza contrastate, piatte, senza una via di, diciamo, di sorta, diciamo. Una strada ben definita. Bene, per il momento è tutto, siamo andati un po' lunghi, mi dispiace, ma c'era davvero tante cose da dire e spero che questo video vi sia stato utile. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, aiutatemi a far crescere il canale, quindi iscrivetevi al canale, soprattutto andate a cliccare, diciamo, sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e
questo ovviamente vi permetterà di ricevere le notifiche. Ci vediamo quindi con i prossimi aggiornamenti, spero domani, e come sempre stay tuned, fingers crossed, ciao a tutti!